Ma cosa si suona ai matrimoni? Sono Silvia Platania, insegnante di piano da un sacco di tempo, dal 1999. In più sono anche organista e clavicembalista. In particolare quando faccio l'organista, quando suono l'organo, suono anche i matrimoni. Sono stata per una vita l'organista di Santa Cristina a Torino, ancora lo suono, ma non vado più tutte le domeniche. E adesso vi faccio vedere, siccome domenica scorsa ho suonato un matrimonio, che cosa si suona ai matrimoni sull'organo. Io adesso ho il pianoforte, quindi utilizzerò il pianoforte. Cominciamo con le marce. Cosa sono le marce? Sono i brani che vengono suonati quando la sposa entra e quando poi gli sposi alla fine escono. Cominciamo dal normale. Normalmente all'ingresso della sposa si suona la marcia di Wagner, presa da Lohengrin, un'opera, e si suona questa. Questa era la marcia di Wagner. Quali sono le alternative per l'ingresso degli sposi? Beh, l'alternativa più conosciuta potrebbe essere questa, il canone di Pachelbel, che non suonerò tutto però. Il canone è un brano che comincia con una parte che poi viene ripetuta tutto il tempo, quindi la sinistra rimane sempre uguale, fa sempre questa roba qua. Iniziale perché se la chiesa non è molto lunga finisce che la sposa arriva qui e non è ancora suonato niente e diciamo che non è proprio il massimo della vita e quindi normalmente io inizio già dalla parte un pochino più animata che potrebbe essere questa.
notte, fine del 1600, eh. Alternativa alla marcia d'ingresso degli sposi. Poi ho sentito persone, e ho dovuto anche farlo tra l'altro, che mi hanno chiesto. L'adagio di Albinoni, che dico, va bene essere realisti, ma proprio cominciare subito con una marcia che si suona ai funerali, direi che o ti porta bene o forse potremmo anche fare un'altra scelta. E quindi queste sono le due marce. Alla fine invece si suona la mia preferita, che è quella del sogno di una notte di mezz'estate di Mendelssohn. Ancora pagato a farti pagare da qualcuno, nel peggiore dei casi entri nella foto dei due sposi tirando il velo alla sposa dicendo non mi avete pagata. Vabbè, ok, passiamo invece alle famose Ave Maria. Famose, vabbè, dai, facciamole. L'Ave Maria di Schubert, lo so che vi commuoverete tutti, ma provate a farle a ripetizioni per 40 anni della vostra, no, vabbè, ho cominciato 15 anni, quindi per 25 anni della vostra vita, a ogni santo matrimonio, ogni domenica, e poi vi sfido a commuovervi. Thank you.
Questa era l'Ave Maria di Schubert, alternata ovviamente a quella di Gounod. Vediamo quella di Gounod invece cosa ci riserva, che nient'altro che il preludio e fuga del clavicembalo ben temperato di Bach, il primo, il preludio non senza la fuga, però messa in maniera moderna, Gounod ha fatto una cover. Vai. Suonata un po' così perché uno, sto pezzo veramente lo suono mal volentieri perché l'originale di Bach è molto più bello. B, perché questa è una partitura che bisognerebbe suonare all'organo. Io sono abituata a fare la sinistra col pedale, la mano, le due mani si intrucciano insieme, fanno più o meno la parte di Bach e io la canto, perché ogni tanto canto anche quando proprio gli sposi non vogliono un cantante, io mi. Invece, quando ci sono degli sposi illuminati, facciamo questo. Questa è tanto bella. Thank you.
arriva. Un po', cioè, veramente un pezzo stupendo. Un giorno faremo l'analisi della Verum di Mozart. E poi a volte possono chiedere il largo di Handel, che potrebbe essere questo, cioè che è questo. Beh, sono rimasta in re maggiore. Questo è largo di e poi vabbè, poi l'ho fatto 1000 volte. Il meraviglioso adagio dal concerto per oboe e archi di Benedetto Marcello. Caldo per farlo tutto.